Ciao a tutti, oggi in questo breve video riportiamo una breve testimonianza di un imprenditore lombardo che è finito sotto le mani della criminalità organizzata, dell''ndrangheta, e a causa di questo è finito sotto processo per riciclaggio. In realtà prima aveva anche altre imputazioni che però sono cadute. Allora, mettiamo le cose in fila. Allora, lui viene arrestato nella primavera del 2009 nell'ambito dell'operazione Bad Boys, svolta dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Un'operazione che vede come obiettivo quello di colpire la locale di 'ndrangheta di Lonate Pozzolo, piccolo comune della Lombardia, ritenuto collegato e legato strettamente ai Farao Marincola, una famiglia di Ciro Marina in provincia di Crotone. Uno dei personaggi principali, forse non si quello che poi è considerato il capo di questa locale, quindi il boss della locale di Lonate Pozzolo, è Vincenzo Rispoli, che essendo nipote di Giuseppe Farao, che è il capobastone appunto dei Farao Marincola, è considerato colui che tiene i rapporti diretti con la famiglia principale della Calabria. Oltre a essere arrestato questo Vincenzo Rispoli, vengono arrestati anche Emanuele De Castro, che è considerato il suo vice, Nicodemo Filippelli diciamo altri esponenti della locale di Lonate Pozzolo e anche in parte di Legnano. L'imprenditore di cui riportiamo questa testimonianza si chiama Carlo Avallone e lui è rimasto in carcere per 2 anni, da quando l'hanno arrestato fino al febbraio scorso, quindi dal 2009 al febbraio scorso, poiché è stato deciso che sarebbe stato rimesso in libertà in attesa, diciamo, della sentenza definitiva per il processo che lo vede imputato. Su di lui pesa una richiesta di condanna di 4 anni, però in quel febbraio, durante la, diciamo, l'udienza tenuta per decidere di rimetterlo in libertà, ha chiesto di prendere parola. Ha chiesto di prendere parola e di raccontare, e ha iniziato a raccontare tutto quello che aveva vissuto e tutto quello che sapeva, cosa che fino ad allora aveva omesso, insomma. In questa testimonianza, che è tratta dal settimanale 7 del Corriere della Sera, non è quello che lui ha detto in tribunale, mi sia chiaro, è una testimonianza che comunque in cui comunque racconta un periodo in cui ha vissuto e in cui spiega perché ha voluto iniziare a parlare, e sotto un altro aspetto è anche una sorta di appello, diciamo, per gli imprenditori lombardi e non lombardi che sono taglieggiati dall''ndrangheta e comunque dalla criminalità organizzata in generale. Lui purtroppo è finito sotto processo per riciclaggio perché usava, diciamo, tra virgolette, era stato costretto ad usare queste 'ndrine locali di Lonate Pozzolo e di Legnano per, diciamo, avere dei prestiti, solo che ovviamente, come magari potete sapere, i prestiti che vengono fatti sono in realtà dei prestiti illegali, quindi da usurai, e lui usava questi soldi per pagare i fornitori e è considerata una sorta di riciclaggio. Vi lascio questa testimonianza tratta, come ho già detto, dal settimanale 7 del Corriere della Sera, e spero che possiate avere le stesse sensazioni che ho avuto io leggendo queste parole, e in questo caso voi ascoltandone. Grazie. No,
X non ha minacciato di tagliarmi la testa, però mi ha ricordato gentilmente che fuori da certi locali dove suonava mio figlio può capitare come niente una rissa e magari spunta un coltello. «Comportati da uomo», mi ha ripetuto in carcere quando me lo sono trovato davanti all'ufficio matricola, il giorno dell'arresto. A me, che ero disperato perché mi sentivo vittima ed ero finito dentro con gli aguzzini. «Comportati da uomo», mi ha ripetuto quando me lo sono trovato in infermeria, e non doveva accadere perché era un coimputato. «Comportati da uomo», mi facevano sapere da radio carcere. Altrimenti. E io di quell'altrimenti avevo paura, per la mia famiglia soprattutto. Così sono stato zitto, ho detto ma non tutto. Fino a quel colloquio con mio figlio. Quel giorno, in visita, doveva venire anche mia moglie, ma c'era solo lui. Nel congedarsi mi fa: «Papà, quand'è che torni a casa, così torniamo ricchi?» Voleva dire: «Guarda che viviamo male, stiamo soffrendo, la mamma fatica e io lavoro duro. È tutto cambiato». Ma io, da quella frase, sono stato gelato e ho pensato: «Se mio figlio non capisce ora e subito quello che deve essere capito, non capirà mai nulla. Se non faccio il padre adesso, non recupero la dignità e il mio fallimento è completo, anche quello educativo». Ho deciso che dovevo dare un calcio alla paura e che dovevo farlo ad alta voce, davanti agli altri imputati, proprio lì, in tribunale. Credo che nell'udienza di quel 22 febbraio le frasi mi siano uscite dal cuore. All'inizio ero emozionato, ma poi ho trovato le parole, perché io non ritengo di aver commesso reati, ma qualcosa di più grave, di aver fallito come uomo. E allora ho deciso finalmente di fare l'uomo, di comportarmi da uomo, ma non come volevano loro, gli uomini d'onore. E adesso mi sento bene. Ripartire è complicato, lo so, ma la lezione è servita e oggi posso dire a tanti imprenditori, non solo lombardi, anche se la Lombardia è la regione più ricca e più colpita dalla criminalità organizzata, che la paura non paga, che pensare di salvarsi dai debiti e magari dal fallimento facendosi strozzare ogni giorno di più porta diritti al carcere bassone. E l'imprenditore che non lo capisce è un coglione. Beh, aggiungere altro sarebbe veramente inutile perché sono parole forti, cariche della voglia di rifarsi una vita e di tornare al mondo della legalità, in questo caso anche nel mondo familiare. Ma volevo riportare le parole del pubblico ministero, appunto, che al termine dell'udienza ha concluso così: «Le sue parole mi hanno emozionato, ho i brividi per il coraggio che lei ha dimostrato». Ecco, forse dovremmo tutti quanti avere un po' più di coraggio.